Ragazzi, voi vi fidate di me, giusto? Dai, vieni qui, un abbraccio. Sì, venite qui, non vi farei mai del male. Oggi saremo un serial killer, dunque dobbiamo provare a risolvere degli indovinelli per uccidere più persone possibili. Siamo noi, siamo carinissimi, siamo un pagliaccio, finalmente il ruolo della mia vita l'ho ricevuto, sto giocando proprio nei miei panni. Quello che dobbiamo fare è entrare nelle case delle persone raccogliendo oggetti e ucciderle nei peggiori modi, disperati. Abbiamo già preso una scala che ci serviva da metterla qui per salire qua sopra ed entrare nel primo appartamento. Ok, vediamo dove effettivamente se c'è gente in queste parti. Qua c'è la cucina. Ok, già qua posso prendere un coltello. Ragazzi, se siete facilmente impressionabili dal sangue, fermate qui il video, mi sembra ovvio. Ma sarà molto interessante scoprire il perché questo assassino entra nelle case per uccidere persone. Ad esempio, mi sa che abbiamo qui la nostra prima vittima. Sta dormendo, io ho preso il coltello dalla cucina e... che ansia! Ok, è il mio lavoro, non fatelo, però io lo devo fare. Ok, tutto... buonasera. Lei non si accorgerà di... ma... ma devo coltivare? Ma quante devo... L'ho rifatto la parete. Tanto quel verde era bruttissimo, quindi prego. Bene, siamo qui per la nostra seconda vittima. Vediamo questa volta quale sarà il nostro compito. Qua la porta è bloccata. Posso cercare sotto l'ognomo. E effettivamente c'erano delle chiavi. Bene, con queste chiavi adesso possiamo aprire il cancelletto. Chissà se questa volta la nostra prossima vittima sarà sempre dentro una casa. Ma penso di sì a sto punto. Oppure sarà da qualche parte. Questa volta niente scale, usiamo i rampicanti, quelle dove si mettono i rampicanti. E siamo di nuovo dentro una casa. Ok, qua c'è una radio che possiamo raccogliere e la prendiamo. Questa è una camera da letto che sembra... di una famigliola fenice. Dobbiamo andare dall'altra parte per vedere effettivamente la mia seconda vittima. Ok, aspetta, ho capito, si sta facendo il bagno. Io quindi devo lanciargli la radio dentro l'acqua, così la fulmino. Oh mio Dio, è terribile questa roba. Però vediamo, vai. Disco. Questa volta siamo non vicino a una casa, siamo in una sottospecie di giardinetto. Stiamo praticamente camminando per strada. E questa volta qui possiamo prendere l'arma letale contro di me! Le trappole da orso! Ragazzi, questa è la peggiore arma che si può avere. Sembra che il gioco mi sta lanciando dei segnali dove mi sta dicendo... attenta, attenta che la prossima sei tu. Ok, c'è un giardiniere che sta tagliando... sta sistemando le aiuole. E effettivamente lì devo mettere la mia trappola. Però sta venendo verso di me, quindi sinceramente ho molto molto paura che mi veda. Ok, adesso. Ok, vediamo se effettivamente si gira e dovrebbe prendere la trappola. Ma perché? È cattivissimo! Ma... ok, sta andando, ma poi non la vede. Ma sei stupido, cioè ti ho messo una cosa gigante davanti a te e tu niente? Niente? Proprio zero? Te la sei cercato. No, non è vero, non te la sei cercato. Ok, gli abbiamo preso le chiavi, gliele abbiamo rubate. E adesso queste chiavi, per cosa le utilizziamo? Oh, per il trita erba. No, schiva. No, amico, ti sto per tagliare come l'erba. Lui taglia l'erba, io taglio lui. Ok, stiamo diventando sempre più cattivi e questa cosa è terribile. Ci troviamo questa volta di nuovo vicino a una casa. Ci dice di rompere la finestra. Ok, non capisco come chi sia il proprietario della casa non mi abbia sentito in questo momento. Cioè, veramente, super, super cretino non sentire una finestra che si rompe. Però... no! Maledetto cane! Ok, penso di aver capito che devo passare quando c'è un fulmine, ok? Adesso potevo muovermi. Dai, fulmine! Quando c'è il fulmine non sente giustamente i miei passi. Ok, cagnolone, ti voglio tanto bene. Io adoro i cagnoloni, sembri tanto carino. Se non fossi un serial killer, te lo giuro. Ok, posso salire? Ce l'ho fatta, siamo saliti. Ottimo, ottimo. Adesso cosa dobbiamo fare? Allora, qui c'è già... possiamo prendere dei fiammiferi. Ok, non mi piace il fatto che dobbiamo prendere dei fiammiferi, sinceramente. E qui abbiamo un tipo che si sta facendo la doccia. Ok, questo è più probabile che l'abbia sentito per questa cosa. Prendiamo le chiavi. E con le chiavi... cosa dobbiamo fare con le chiavi? Tornare giù? Non credo. Forse è qui fare qualcosa. Devo aprire con le chiavi qualcosa qui? No.
Forse devo riscendere giù. Ok, proviamo a riscendere giù con le chiavi questa volta. Ok. Forse devo andare avanti dal cane senza farmi sentire. Posso andare contro di lui, secondo voi? Ok. Andiamo avanti. Dai, amico. 2 hours later. Ok, ce l'ho fatta. Sono riuscita ad aprire la porta del retro del cane. E qui abbiamo della benzina. Oh no. Ho capito benissimo cosa devo fare. Ok, allora. Lui si stava facendo la doccia. Questa è la caldaia dove di solito si mette l'acqua. E a quanto pare ho capito. Devo sostituire l'acqua con la benzina. Perfetto. Quindi adesso lui teoricamente si sta lavando con la benzina. Però sei stupido. Non senti l'odore della benzina, ragazzi? L'odore della benzina si sente. Cioè, vi spieghi come non ti stai continuando a lavare tranquillamente? Va bene, comunque, con i fiammiferi e luce fu. Altro che lampade. Oh mio Dio, ma poi come fa a bruciare sotto l'acqua? Ah no, giusto, è benzina. No. Questa volta siamo vicino a una specie di casetta nel bosco. Possiamo entrare? Oh mio Dio, esci subito. Vai all'inferno. Ok, esco. Mi stava per sparare, ragazzi. Devo trovare un'altra alternativa. Quello lì è molto più armato di me. Anche perché per adesso non ho assolutamente niente. Questo è il bagno di Shrek. Somebody was... Ottimo, allora qui abbiamo, cos'è questo? Della vernice, cosa possiamo fare della vernice? Allora, adesso che sono un po' nella testa di un serial killer, no? L'unica cosa che mi verrebbe è lanciargliela addosso. Però non so se è una buona idea. Ah no, posso andare di qua. Vattene via da qua. Sono stata stupida. Ok, devo prendere prima gli oggetti e poi... A few moments later. Ok, abbiamo la vernice con noi. E lui, se ci vede vicino alla finestra, ci ammazza. Ma se gli copriamo, perfetto, la finestra con la vernice, possiamo prendere la nostra bellissima motosega. E altro che arma pericolosa. Mi sa che adesso l'arma pericolosa ce l'ho io. Oh mio Dio, forse devo usarla prima con qualcos'altro. Comunque lui mi può colpire dalla distanza. Infatti qua c'è una bottiglia. Nasconditi. Ok, ho rotto una bottiglia per attirarlo. Oh mio Dio. E 1, 2, 3. Stella! Stella un po'. Non sei bravo a questo gioco. No, infatti. Devi stare qui fermo. Ok, questa volta siamo il poliziotto. E forse scopriremo perché effettivamente questo assassino ha fatto questa cosa. Buongiorno, Brian. Là dentro è davvero un casino. Va bene, ci penso io che sono adesso il poliziotto. Quindi dai cattivi passiamo ai buoni, finalmente. Ok, vediamo qui e dove è entrato. Va bene, ce lo ricordiamo perché siamo stati noi. Perfetto, questo è il tipo che abbiamo ucciso prima all'inizio. Allora, vediamo un poco. Veramente l'ha ucciso con 16 coltellate. Forse erano un po' di più. Ok, qua abbiamo effettivamente preso il nostro coltello e lo sapevamo. Quindi abbiamo raccolto tutte le prove che effettivamente servono per vedere cosa è successo. E in teoria adesso possiamo fare una foto. Qua abbiamo tutte le informazioni di lui e scopriamo che lui in realtà questo qui è cattivissimo. Ha fatto un sacco di cose cattive. Ha stalkerato persone. Ha torturato bambini. È bruttissimo. Allora, ok, siamo un serial killer, ma forse uccidiamo solo le persone cattive. E questa è già una buona cosa. Però uccidere in genere non lo giustifica. Però mi sento meno cattiva di prima. Cioè cattiva, ma con un motivo per essere cattiva adesso. Ok, adesso stiamo praticamente camminando in una sottospecie di posto dove si scarica la merce. E non ci dobbiamo far beccare dalla luce. Ah no, qua sotto non mi vede la luce perché sono sotto le grate di ferro. Ok, adesso. Ottimo. Adesso dobbiamo stare attenti perché adesso qua le luci si scambiano. È un po' difficile. Appena esce dobbiamo correre. Adesso via. Ottimo. Eccoci qua. La porta è bloccata e dobbiamo trovare un metodo. Ok, qui sotto vediamo se troviamo qualcosa. Via, corriamo. Sì, là c'è un piede di porco, quindi ci potrebbe aiutare a scassinare effettivamente la porta. L'abbiamo preso, ecco, ce l'abbiamo nel nostro inventario. E adesso possiamo andare dritto per aprire la porta. Ottimo! Anche qui dentro ci sono un sacco di telecamere. Oh mio Dio, questa va velocemente avanti e indietro. Dobbiamo trovare sicuramente un modo per disattivarle. Ok, direi di disattivare l'allarme, tanto lui dorme. Non capisco perché tutti dormono, ragazzi. Ragazzi, soprattutto voi della sicurezza, non mi sembra una buona idea. Ok, qua abbiamo trovato una spillatrice. Oh no, è partita la musichetta. Sapete cosa succede quando parte la musichetta? Ormai l'ho capito. Amico, ho questi foglietti. Non è che potresti aiutarmi a spillarlo? Cioè, tipo, a incollarli tutti uno a uno. Cioè, mi servirebbe
Ok, ok. Mi sa che ho finito le spill. Ok, siamo tipo una sottospecie di spogliatoio dove di solito si fanno si allenano i tipi. Ok, qua forse non ci posso andare. Ehi, vattene via! Niente mascotte! Ok, da qua non possiamo passare, ve lo posso assicurare, perché quello lì ci picchia male. Ma andiamo dall'altra parte. Ok, c'è un tipo... Che schifo, ma signore, si copre. Sei il tipo che si è fatta la doccia e quindi ci ha lasciato la sua divisa da rugby. Come si dice? Vabbè, ci ha lasciato la sua divisa. Quindi in teoria, adesso che non sono una mascotte, posso camminare. Ciao amico, sono il numero 4. Uguale, eh? Stesso sorriso dell'amico di prima. Ok, andiamo avanti. E questa volta possiamo prendere la saponetta. Oh, no! Questa cosa è terribile. Cioè, è una morte stupida, sinceramente. Dobbiamo farlo scivolare, poverino. Ok, abbiamo messo la saponetta a terra. E adesso spingiamo il tavolino. E adesso allarme antincendio. Attento! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Mi sta attaccando! Io volevo solo... Mamma mia, quante testate. Oh mio Dio! Ma che testa ho? E pensate quando mi dicono che sono testarda? Secondo me intendono questo. Ok, ci siamo. Stiamo uccidendo sempre più persone. L'altra non la volevo uccidere, ma si è messo lui in mezzo. Ma che cavolo, io ero tranquillissima. Spero sinceramente che la polizia mi prenda, ragazzi, perché sto facendo delle stragi. E spero che anche gli altri che abbiamo ucciso sono dei criminali. Non per giustificarlo, ripeto. Cioè, questo qui sta facendo le fotocopie. Ok, siamo nell'ombra e non ci dovrebbe vedere. Sicuramente quando riuscirà a girarsi. Ok, possiamo andare avanti. Salve, 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 salve. Adesso. Nascondiamoci qua. Ok, dobbiamo andare pian piano avanti finché lui non si gira. Ok, sta passando davanti a me, quindi io adesso dovrei uscire e correre davanti. Ok, ma nascondiamoci qua perché adesso lui torna. Ok. Oddio, eccolo, eccolo. Torni indietro che devo prendere quell'ascia luminosa lì. Mi dispiace, signore, che... farà una bruttissima fine. Ok, prendiamo l'ash e secondo me mi devo nascondere. Beh, immagino che come prima, appena passerà, cucù. Ok, penso di aver capito che quando lui fa le fotocopie io devo andare dietro di lui. Lo sai che cosa fotografavo da piccola? Il mio sedere. Quindi tu prova a fotografare la faccia. Oh mio Dio, gli sta fotografando la faccia ogni volta che lo colpisco. Oh mio Dio. Comunque adesso avrò un sacco di fotografie gratis. Ok, siamo in un party. Anzi no, siamo una casa degli orrori. Ci sono quelle due che mi stanno già antipatiche. Ehi, sei in ritardo, vai a lavorare amico. Senti, io lavoro in un modo diverso dal tuo. Fake, sei un fake tu. Non fai quello faccio io. Fai bene. Oh, guarda quante maschere abbiamo qui. Un sacco di citazioni ai serial killer più famosi che esistono. Adesso che siamo dentro l'ufficio di questa giostra. Sì, infatti è una giostra dell'orrore. Cosa facciamo? Posso fermare l'attrazione? Oh mio Dio, perché si è fermata? Ragazzi, avete un serial killer davanti. Si è fermata. Cosa fate sedute? Scappate! Ah, vai via, sei spaventoso! Mia mamma mi ama. Per quello che sono. Spaventoso. Ma come si permettono? Ok, saliamo qua sopra. Dobbiamo prendere il cacciavite. E adesso col cacciavite cosa possiamo effettivamente fare? Oh, posso andare avanti di qua. Posso manomettere... Oh mio Dio, che ansia! Posso manomettere il ventilatore... Ok, devo far ripartire la giostra. Ragazze, siete stata lentissima! Scendete, oh mio Dio, ci ucciderà! Oh no! Dai, siete stupide però! Ho capito che... Che ansia! Si è fermata all'ultimo secondo? Scusate, aggiusto un attimo. Tutto a posto. Voi continuate a fissare la lava da un centimetro della vostra faccia? Sicuro non volete scappare? Non insisto, non insisto. Va bene, va bene. Dai, saliamo sopra. Dobbiamo aggiustare la luce. Ok? Dobbiamo cliccare al momento giusto per accendere tutto. A posto. Dove eravamo rimasti? Ah, sì. Addio. La polizia non ci sta ancora arrestando. Questa cosa è davvero preoccupante, perché stiamo continuando a fare strage un po' in giro. Allora, possiamo fissare dalla finestra. Ok, l'abbiamo già uccisa. Adesso dobbiamo essere sicuri che nessuno venga a cercarci. Sì, facciamolo. Ok, vedete che io vado ad uccidere i serial killer. Ripeto, non giustifica la cosa e non sono cose da fare. Però
Però loro hanno ucciso una persona quanto me, io un po' di più, e quindi direi di fargli fare la stessa fine degli altri. Ok, gli abbiamo spento la luce. Qui è ancora chiuso a chiave, però possiamo entrare dentro. Ok, sono nel Oh mio Dio, sono nel buio e questo qui... Dove sei? Ti sparo! Oh mio Dio, non mi posso far sparare da questo qui. Vediamo se posso andare dall'altra parte. Perfetto. Posso prendere questo che sarà il mio scudo per proteggermi dai proiettili. Io non credo funzioni molto nella realtà. Poi non lo so. E non voglio provarlo. Ok, vediamo se mi spara. Ma sei stupido però. Cioè... Stupido. Gli sono ritornati i proiettili addosso. La pistola non la posso prendere? No. Io sono un tipo... Ok, questo qui mi sta ripuntando la pistola. Vediamo se riesco a prendere le chiavi. Prese. Ciao. Sei stato stupido. Troppo lento. Ok. Andiamo a... Abbiamo adesso le chiavi per aprire effettivamente fuori. Quindi direi di fare così. Se entriamo quello lì sicuramente ci spara. Qual è il nostro piano esattamente? Andarci da fuori? Ok. E come faccio ad ammazzarlo? Non ho niente per ucciderlo. Vediamo. Cosa che posso trovare in giro? Qua non mi sembra che ci sia niente. Coltelli? No. Posso riprendere la scala? Forse posso rimetterla da un altro punto. Ok, proviamo a vedere se c'è un punto dentro casa dove posso mettere la scala. Ok. Qui! In soffitta! Che cosa hanno? Sono scemi per ottenere questa cosa in soffitta. Ok, forse devo riprendere la scala e andarci sempre da dietro. Quindi riprendiamola e andiamo a fargli la sorpresa da dietro. Lo so che non è giusto uccidere un compagno, una persona da dietro, è da noob, ok? Ma non ho alternativa. Ma poi posso veramente attraversare la parete? Amico, togliti. Ti ho accoltellato 3 volte, puoi muoverti. Vai via, avanti. Ti sto spingendo via e tu sei ancora qua. Vabbè, senti. Ritorniamo col poliziotto e forse scopriamo, vediamo se effettivamente il poliziotto sta scoprendo qualcosa un più su di noi. Siamo nella casa, la seconda casa che abbiamo praticamente trovato. Ok, il killer è entrato da qui, quando abbiamo rotto effettivamente la finestra dove c'era il cane. Il cane sta bene? Io spero che stia bene il cagnolone. Ecco qui, qua c'è, oh mio Dio, sembra un SCP quello attaccato. C'è il tipo che abbiamo fatto fare scintille sotto l'acqua. E qua è dove abbiamo messo effettivamente il carburante dentro la caldaia. Quindi vediamo, facciamogli una foto e scopriamo di lui. Allora, anche lui è un criminale e ha guidato ubriaco. E fin qua, vabbè. E ha bruciato delle persone. Ecco perché noi, serial killer, l'abbiamo bruciato. Poniamo le persone con i loro stessi metodi che hanno ucciso altri tipi. Terribile, comunque. Oh mio Dio, siamo praticamente Kira di Death Note. Ok, andiamo avanti, vediamo un attimino dove siamo. Siamo in acqua. Perché, oddio, c'è un tipo con una pistola che fa anche la luce. Con la Z ci immergiamo. Ok, non dobbiamo farci prendere dalla luce, ho capito. Posso andare avanti. E appena scende la luce, giù. Ok, ho capito. Mamma mia, che fastidio. Tu sarai molto, molto carino. Comunque ho ricevuto il dono dell'immortalità. Perché se no non me lo spiego. Posso respirare tantissimo sott'acqua. Tipo anche per un'ora. Oh mio Dio, sta fissando le mie bollicine. Andiamo avanti. Ok, giù. Un po' fastidioso. Oh mio Dio, ti odio. Ok, ce l'abbiamo praticamente quasi fatta. Guarda, mi vede ancora con un filo di luce. Ma non gli resterà. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo risaliti e adesso siamo dall'altra parte. Oh, per tutte le volte che mi hai sparato. Adesso ti faccio vedere io che ti sparo con un arpione. Però dobbiamo fare la stessa cosa inversa. Oh mio Dio, è una tortura. Questa è una tortura. Sono diventato un pesce. Altro che serial killer. A forza di stare a fare sta roba. Ok, dai, abbassa la luce. Ok, ci siamo, via giù. Ok, la musichetta sta aumentando sempre di più, quindi siamo vicini. Ho più ansia io che lui, fidatevi ragazzi, è lui il vero serial killer qua fra noi due. Ok, sta guardando le bolle. Ah! Per un pelo! Mannaggia a te, dai, abbassa la luce, abbassala. Ok, adesso, via, sott'acqua. E adesso, oh, ti sparo io. Arriva lo squalo! Questa volta siamo
in un motel, in un hotel. Ok, gli hotel sono una delle cose che mi fanno più paura, soprattutto quelli tipo a pian terreno con la porta di fuori. Sono molto all'americana questa qui. Tutte le porte sono chiuse, tranne effettivamente il check-in, dove si possono prendere, possiamo prendere la nostra. Ma scusami, ma chi è il proprietario di questo hotel che lascia le chiavi così delle stanze? Ma è un cretino, ragazzi. Ecco perché non dormirei mai in un motel così. Ok, questa possiamo aprirlo. Cosa c'è? C'è la mia collega sette giorni qui. Ok, non mi sembra che ci sia niente. Ok, ma penso che forse posso aprire tutte le stanze. No, non voglio nessun servizio, grazie. Niente servizio in camera. Mannaggia a te, adesso ti faccio un bel servizio in camera dopo. Oh no! Ho preso una crocetta. Questa cosa non mi piace. Posso rientrare adesso? No, non posso entrare. Forse posso però usare la crocetta qui. No. Cosa mi serve una crocetta esattamente? One eternity later. Dovevamo aspettare che si addormentasse e che la luce si spegnesse. Adesso che la luce si è spenta, tocca a te. È il momento di diventare una bella camicia. Sembra che sto facendo un cavolo. Ma che per si fa? Sembra una paperella. Questo era The Happy Hills Homicide. E se volete una seconda parte, lasciate un like. Ditemi nei commenti se finalmente verremo arrestati come è giusto che sia, oppure no. E se volete la seconda parte.